da Sanremo. Oltre il festival. In diretta qui da Sanremo, siamo a Villa Nobel su Radio Birichina. Ci sono due birichini, si vede già dalle facce. Loro sono i Santi Francesi. Ciao, buongiorno. Buongiorno ragazzi, come state intanto? Serio, come state? Bene, stiamo bene. Sta salendo man mano l'ansia, che poi rilasceremo tutta stasera nell'esibizione, spero. Beh sì, dopo trasformate questa sensazione in energia da portare sul, bravo, esatto, sul palco. Però il palco di Sanremo, il palco dell'Ariston, non l'avreste mai pensato? No, forse no. Non ce l'aspettavamo. Per niente. Non ce lo siamo mai preclusi. Come sempre, per noi è sempre stato scrivere canzoni e trovare modo per farle ascoltare alle persone. Però non, no, era una cosa che vedevo ancora molto lontana da noi. Invece è successo. È successo, però quando sei piccolo, no? Quando cominci a metabolizzare nella testa che questo è il percorso che si vuole intraprendere di vita, che è cioè di fare della propria passione il proprio mestiere, magari il sogno di Sanremo sotto sotto c'è, ma non vi aspettavate che sarebbe arrivato in così poco tempo? No, era sicuramente uno degli obiettivi, però esatto, non ce l'aspettavamo in questo momento, è stato tutto molto veloce da X Factor in poi, quindi è bello, incredibile. Quindi la vostra vita è cambiata da X Factor in poi, diciamo? Beh, sì, è cambiata in particolar modo perché X Factor ci ha dato la possibilità di vivere di questo, prima non era realtà, adesso facciamo effettivamente questo tutti i giorni, quindi è stato un passo importante per noi. Va bene, allora parliamo della canzone che avete portato in gara. Allora, mi avete portato questo bellissimo omaggione, sì. l'amore in bocca, e c'è cioè questo bicchiere per l'amaro, sì. E raggomitolato dentro c'è appunto un amaro con questo filo di lana che riprende anche una parte del testo. Bravissimo. Allora, volete raccontarci un pochino come l'amore e anche un po' l'amaro in bocca, perché c'è questo significato, però viene prima l'amore, può essere in qualche modo connesso? Se c'è un filo che collega le cose, cos'è che collega tutto ciò di cui parlate nel testo della vostra canzone? Beh, l'amore è sicuramente il tema centrale, non in realtà forse nel modo più romantico del termine, è più una questione di immagini in questo pezzo, non c'è un vero e proprio racconto, no? Sono una serie di diapositive che girano intorno al titolo, che tra l'altro è nato per caso, è nato da un errore di scrittura, però alla fine crediamo, siamo abbastanza convinti del fatto che l'amore governi un po' tutto quanto, no? L'amore per il tuo mestiere, per il nostro, l'amore per un gatto, per un cane o non per qualunque cosa. Non è solo l'amore romantico col partner. Esatto, è uno dei più grandi doni, credo, che l'evoluzione ha fatto agli esseri umani. Ok, e nella scrittura di questo testo come vi mettete d'accordo? Come prende forma? Cioè come ci lavorate? Ma nella maggior parte dei casi in realtà andiamo abbastanza di pari passo, quindi testo e musica nascono contemporaneamente. In questo caso specifico sono sei mani e tre teste, perché il pezzo è stato scritto con Cecilia Del Bono, che è un'autrice, artista giovane molto molto brava, e direi che sì, nel giro di 4-5 ore durante questa sessione in cui ci siamo conosciuti è venuto fuori il pezzo molto spontaneamente di pari passo tra musica e testo, se non sbaglio. Sì, è successo tutto a caso e questo ci piace un sacco, perché di base non so, riuscire a trovarsi anche la prima volta con una persona in più rispetto al solito non è banale, quindi bello. Avete lavorato bene comunque, nel senso anche, cioè nel senso, già lavorare in due, per quanta affinità ci sia, magari a volte è difficile, però aggiungere dall'esterno anche una terza persona penso che non sia facile. Avete trovato dei conflitti, delle cose, o è sempre andato tutto in maniera naturale e organica verso la forma poi che è quella finale? Ma direi no, tutto abbastanza liscio alla fine, sì, non vero. Ci sono stati grossi, grossi intoppi, anche perché il pezzo viene fuori da una sessione del tutto improvvisata, ci siamo incontrati con questa ragazza e la mattina a colazione ci siamo esplicitamente detti: oggi vediamo cosa succede, vediamo se riusciamo a lavorare insieme, se può uscire qualcosa. Poi dopo 4 ore è uscito il pezzo, quindi evidentemente qualcosa ha funzionato nel rapporto artistico. Ma è nata prima l'idea di portarlo a Sanremo, quindi portiamo un pezzo a Sanremo, oppure viceversa, nel senso è nato il pezzo e... No, questa è la cosa assurda, che in realtà era periodo in cui tutti, anche noi,
stavamo facendo delle sessioni per cercare di qualcosa, volendo, per Sanremo, volendo no. E quel giorno ci siamo detti, senti, con proviamo. Cecilia, senti, proviamo. Non cioè, pensiamo, facciamo un pezzo, esatto. Quindi no, non era previsto. Non era previsto per niente, no. E come avete reagito quando avete scoperto che era stato scelto? Tendiamo a essere abbastanza pacati e certo, non sì. ci fa cringiare l'entusiasmo, non so perché, è una cosa che devo risolvere probabilmente nella mia vita. E, no, c'è stata sicuramente felicità. Io purtroppo lo dico sempre, sono ancora poco evoluto sotto certi punti di vista. Quindi nel momento in cui Amadeus ha detto "Santi francesi", mi sono passate davanti tutta una serie di facce di tante persone che negli anni ci hanno detto cose brutte o comunque nelle realtà di paese, o comunque certo. Quelle persone che ti mettono in testa dubbi, non pensare alla musica, studia, fai altro, e tutta una serie di altre persone mi sono passate davanti così. Ho fatto come ciao con dire. La manina hey. E poi basta, però è durato 10 minuti, okay. Dopo solo felicità. Ok, quindi prima di pensare alle persone, ok, devo avvisare subito, metti caso che non erano collegati a vedere l'annuncio di Amadeus, prima di pensare alle persone, quelle che devono rosicare prima. Esatto, ma è un mio problema questo. No, vabbè, non è un problema, siamo tutti diversi ed è bello che sia così. Va bene ragazzi, per chiudere velocemente voglio sapere nel 2024 che cosa, che novità ci sono, se potete annunciarci, insomma, anticiparci qualcosa. Beh, non c'è ancora niente di pronto da poter annunciare, ma sicuramente ci aspettiamo o un album o un EP da pubblicare e poi di nuovo vogliamo tornare in turno, vediamo l'ora di tornare fra la gente a suonare, perché è la cosa che ci piace di più in assoluto e questo ci aspetta. Va bene, grazie mille ragazzi. Grazie a te. In bocca al lupo. Viva il lupo. Da tutta Radio Birichina. Ciao. Ciao raga. Baci baci. Da Sanremo, oltre il festival, le voci di tutti gli artisti in diretta da Villa Nobella.